siete in un luogo, come ha detto il sindaco, dove ci sono tanti giovani, dove ci sono i giovani c'è il futuro di Scampia siete voi, e siete voi con questo strumento che potete scrivere una storia bella. Venire qui a Scampia, promuovere questo incontro tra i giovani di Scampia e il Mauro Berruto è una delle tante azioni che la Pallavolo Campana, il Comitato Regionale Campano, cerca di attuare da qualche tempo a questa parte. C'è una storia di Napoli, di Scampia, che è nota, e poi ci sono tantissime storie che sono storie belle, e bisogna parlare di più delle storie belle. E lo sport e la pallavolo, e questo ragazzo che qua alla mia sinistra, che da ieri sera che si commuove in continuazione, quindi spero che in palestra sia anche un po' più duro, perché sennò... Però è una di queste storie belle, no? Di cui bisogna parlare, di cui bisogna parlare di più. Io penso che, e tornerò da questa esperienza bellissima ricordandomi che Scampia è anche Ivan, e Scampia siete voi che siete venuti qua. Io in verità non mi sento solo stamattina, però, perché ci sono qui presenti tre grandi istituzioni, tre angeli custodi per categoria, le tre principali scuole di Scampia che hanno degli angeli custodi, i loro presidi, i loro dirigenti, la preside Rosalba Rotondo, l'ingegnere Fiore, il presidente Boccia, i responsabili, i dirigenti scolastici della Melissa Bassi che lavorano sul territorio, e sono loro che fanno il vero recupero. Scampia forse ci dà questa opportunità di prendere un impegno di portare una nostra nazionale a Napoli. Il fatto che nasca qui oggi l'idea Scampia mi fa molto piacere, e parlo delle nostre nazionali, se riuscissimo poi a avere l'opportunità di portare la nazionale femminile, che ha fatto un mondiale che tutta Italia ha visto, tre giocatrici del sestetto erano napoletane, perciò Napoli avrebbe anche il diritto. E se il discorso, l'occasione di parlarne anche col sindaco nasce da Scampia, mi fa particolarmente piacere. Napoli ha bisogno sempre di più strutture sportive, questo è un impegno che deve riguardare tutti, l'amministrazione comunale, il mondo dello sport, i privati, c'è tantissima domanda di sport, ma devo dire che sta crescendo anche l'impiantistica complessivamente. Adesso con la delibera approvata nel 2014 si riescono a raccogliere i frutti nel 2015 con i piani di fattibilità che stanno cominciando a pervenire sugli impianti. Il prossimo obiettivo sarà il Palavesuvio, che è uno degli impianti strategici anche per il volley, lo stesso del nuovo Mare Argento, su cui siamo molto molto fiduciosi, e le altre impiantistiche su cui si sta creando una sinergia forte tra pubblico e privato, che è quello che ci vuole per lo sport.